Invece di Wolfrit Italia siamo con Frank Di Crocco, Head of Retail Distribution Italy di Credit Suisse Asset Management. Grazie mille Frank per essere con noi. Grazie a voi dell'invito Alessandro. Iniziamo subito parlando di come sono stati questi ultimi mesi, molto faticosi, molto complessi, un lockdown che ci ha costretto a rivedere il nostro modo di vivere, sia nella vita privata che in quella ovviamente professionale, modalità di comunicazione che sono profondamente cambiate, digitalizzazione che ci è venuta in soccorso, siamo tutti diventati un po' più tecnologici, anche quelli che inizialmente erano meno avvezzi all'innovazione. Tu cosa ne pensi? Sì, direi che la situazione di emergenza Covid ha un po' stravolto l'Italia e non solo, no? Ha cambiato un pochettino il nostro modo di lavorare, la nostra comunicazione con le persone, con i clienti, con i nostri cari, modificando chiaramente quelle che sono le relazioni a livello globale. Ora, distanziamento sociale, niente cinema, concerti, aperitivi, ristoranti, quello che eravamo abituati a fare fino a qualche mese fa, weekend in montagna o al mare, insomma niente vita sociale. Improvvisamente il ruolo di internet nelle nostre vite è diventato fondamentale e confinati chiaramente nelle nostre case abbiamo elaborato delle nuove strategie, no? Strategie efficaci anche di comunicazione, riscoprendo quelli che sono i grandi vantaggi della tecnologia. È quello che prima, diciamo, veniva considerato un qualcosa di molto lontano, inimmaginabile, è diventato il nuovo normale, come spesso abbiamo sentito dire, no? Ora, non tutti magari erano pronti a questo tipo di salto, però credo che tutti noi siamo diventati leggermente più tecnologici. Abbiamo imparato a usare le app per rimanere connessi e cercare anche di mantenere un certo tipo di contatto con i nostri clienti, un contatto concreto e tangibile, e quindi diciamo siamo rimasti vicini ai nostri consulenti. È inutile dire che ci si abitua molto velocemente a tutto, no? Però la tecnologia e la digitalizzazione in questo particolare momento sono stati fondamentali nel processo di transizione. Quindi sì, le nostre vite sono leggermente cambiate e quello che ha aumentato è sicuramente la consapevolezza che abbiamo degli strumenti che ci permettono comunque di continuare il nostro lavoro. Credit Suisse Asset Management come ha reagito in questi mesi? Beh, ti direi che le prime settimane ci hanno messo sicuramente a dura prova, no? Eravamo un po' tutti sotto shock e disorientati, soprattutto a causa di quello che stava succedendo in Italia, ma più in generale anche a livello mondiale. Un'emergenza sanitaria che, mai vista prima, aggravata chiaramente anche dal lockdown, quindi dalla chiusura di tutto, fabbriche chiuse, produzioni bloccate, negozi con la clientela abbassata. Sembrava davvero di essere in un ghost city, no? Per le aziende come noi, quindi del settore diciamo finanziario, che hanno potuto comunque in un certo qual modo continuare il loro lavoro, il lockdown non è stato vissuto come un momento di silenzio, se vogliamo. Abbiamo cercato chiaramente, utilizzando la rete, internet e i canali social, di restare attaccati un po' a quello che era il treno del nostro lavoro. E devo dire che questi mezzi ci hanno permesso di instaurare un certo tipo di dialogo anche con i nostri clienti, un dialogo un po' diverso rispetto a quello tradizionale. E allora ci siamo detti, sfruttiamo al massimo questa situazione, proviamo a tirar fuori il meglio da questa, diciamo, pandemia. E abbiamo sempre detto che il futuro sarebbe stato digitale, no? Allora cerchiamo di rendere questa affermazione una vera e propria realtà. La nostra proposta, infatti, per affrontare il ritorno alla normalità con i nostri clienti è un percorso che si svilupperà da qui a fine anno, una sorta di campagna, se vogliamo, un percorso interattivo fatto di storie al passo con i tempi, sia nei contenuti quanto nella forma. La nostra proposta si chiamerà The Digital Times. Frank, The Digital Times è sicuramente un nome evocativo. Ce lo spieghi meglio, ci racconti meglio in cosa consiste questo progetto? Sì, allora, in primo luogo diciamo che The Digital Times è adatto a questo tipo di iniziativa perché è il momento storico che ce lo chiede, quindi siamo in un'era digitale ed è proprio quello che andremo a fare. Infatti, grazie a questa piattaforma tecnologica innovativa, The Digital Times si svilupperà attraverso 4 eventi in streaming, proiettando appunto i nostri consulenti all'interno di un ambiente virtuale dove ci saranno ospiti nazionali, internazionali, che ci racconteranno le loro esperienze, le loro storie, cioè di come il loro lavoro effettivamente sta cambiando le nostre vite. Ovviamente non mancheranno anche i nostri gestori, che
ci aggiorneranno sulle nostre soluzioni tematiche, quindi parleremo appunto di digital health, parleremo di robotics, di entertainment, di security. Il secondo motivo per cui abbiamo scelto questo nome è chiaramente quello magari più facile da comprendere, no? Perché ricorda un pochettino quella che è la testata finanziaria inglese, appunto, e quindi ci ricorda che The Digital Times, oltre a essere una piattaforma innovativa, è anche un magazine multimediale, fatto da un editoriale molto originale e da una selezione di articoli di stampa nazionale e internazionale che possono essere letti dai nostri consulenti oppure addirittura essere ascoltati in podcast. Tratteremo quindi i trend uno per volta, non in maniera chiusa, perché sappiamo benissimo che intrecciando appunto i temi si generano le idee migliori. Insomma, facendo una sintesi, una piattaforma virtuale per accedere ad eventi in streaming e un magazine digitale. Avete altre novità in cantiere? Direi di sì, perché The Digital Times è anche un qualcosa di più leggero, cioè un po' più accattivante. Quello che faremo è dare la possibilità a tutti coloro che si registreranno alla piattaforma di creare il proprio avatar, quindi creare un personaggio a propria immagine e somiglianza, quindi creare appunto l'avatar con i capelli biondi piuttosto che castani, gli occhi scuri, sportivo, elegante, la giacca, la cravatta, insomma la possibilità al consulente di crearsi un personaggio con cui poi potrà accedere a una virtual club, quindi una sorta di lounge multimediale dove si possono chiaramente trovare tutti i materiali marketing di questa campagna, quindi le presentazioni, i video dei nostri ospiti, testate giornalistiche, per cui sarà come dire anche una sorta di videogame, se vogliamo. Io ti ringrazio, Frank, per essere stato con noi. Prima però di chiudere vorrei chiederti se vuoi aggiungere altro. Aggiungo giusto qualcosina, perché siamo quasi pronti per il primo appuntamento, appuntamento in streaming che credo dovrebbe essere più o meno tra un mese, per cui mi auguro che ci possa essere l'occasione in futuro di svelarvi qualche dettaglio in più, però parleremo di salute digitale perché ci sembra essere un tema molto molto attuale. E come si dice in gergo, visto che ho imparato anch'io a essere più tecnologico, stay tuned. E allora io ti ringrazio, Frank. Grazie mille, Frank Di Crocco, Credit Suisse Asset Management, per essere stato con noi. Grazie mille, Frank. Grazie a te, Ale.